settembre 2015, tenuta di Zio Peppino, una location davvero bellissima nell'Interland catanese. Siamo con Christian Jelo. Christian è il responsabile commerciale Italia della CPI, l'azienda multinazionale che è leader dei sistemi di pagamento nella distribuzione automatica. Christian, bentornato dinanzi ai microfoni di Benin TV e BeninNews.it. Grazie e buongiorno a tutti quanti. Christian, tu hai dato, sei qui in qualità di supporter di Compagnia del Vending, Tito Alescio, Vending Cash, l'organizzazione che è riuscita a portare qui 300 persone oggi per parlare dell'argomento legato ai corrispettivi, alla comunicazione dei corrispettivi alle agenzie, all'Agenzia delle Entrate, che avverrà a partire dal 1 gennaio 2017. Qual è l'opinione che ti sei fatta di questa giornata? Ma innanzitutto ringrazio chi mi ha coinvolto in questo evento, è un evento estremamente importante perché tratta un tema estremamente importante, che è quello della gestione dei corrispettivi, che sarà una realtà dal 1 gennaio 2017. Come CPI non potevamo mancare, e quindi come aziende di produttrice di sistemi di pagamento siamo direttamente coinvolti, e sia tramite Confida che poi all'interno di un gruppo che è stato creato proprio per questo tema di sistemi di pagamento, nell'analizzare quella che è la situazione attuale e nell'interagire con le associazioni di settore e l'Agenzia delle Entrate per fare chiarezza su questo importante argomento. È un argomento che con gran piacere noto essere di interesse per tutti quanti, le adesioni sono state molteplici e le partecipazioni sono state un grande afflusso con un grande coinvolgimento. Io sono qua a disposizione per qualunque tipo di chiarimento, anche se la normativa non si è espressa nel dettaglio ad oggi sulle modalità di implementazione di questa riforma fiscale o della gestione dei corrispettivi, ma diversi passi sono stati fatti, e quindi essere qui è per me oltre che un privilegio un'opportunità per portare un po' di informazione che poi chiaramente spetta anche a Confida e che già sta facendo in maniera eccelsa. Hai avuto modo di ascoltare la relazione del dottor Michele Volvi di Confida. Qual è la tua opinione dopo questo chiarimento, questo riepilogo ufficiale da parte dell'associazione di categoria? Ma ripeto, è un tema fondamentale, molto importante, ed è bene che abbia accolto l'interesse di molti. Michele è stato molto professionale nell'esposizione e sono stati esposti tutti i temi principali di quelli che sono stati i passi di Confida e di quelli che sono stati i progressi della riforma, che oggi è una realtà perché il decreto attuativo, o meglio il decreto legislativo, è stato emanato. E adesso seguiranno tutta una serie di incontri più pratici, in modo da definire i dettagli di quella che dovrà essere la riforma. Quindi un'ottima opportunità per condividere delle informazioni assolutamente essenziali per il settore del vending. Ti è piaciuta la location? Fantastica location, e il tempo agevola tutto quanto, e oltre che il tempo chiaramente anche il contesto e il cibo. Beh, devo dire che gli odori, i sapori, i colori siciliani fanno allontanare forse per un attimo tutti quelli che sono i pensieri di tipo professionale, perché ti aprono la mente a nuovi panorami. Assolutamente sì, nuovi panorami e possibilità in un contesto del genere anche di interagire con i nostri amati clienti e i nostri amati partners. Va bene, allora tra poco lo vedremo in costume buttarsi in piscina. No, Christian, sto scherzando, no, naturalmente. Così, col completo, sì, senza costume. Perché diciamo che oggi ci sono, in modo percepito, certamente oltre 35 gradi. Assolutamente sì, assolutamente sì. La giornata è meritevole di attenzione, il sole è caldissimo, non c'è una nuvola in cielo e credetemi, tutti questi elementi uniti ai colori, i sapori di tutte le cose squisite che ci sono state offerte nei vari piccoli buffet hanno agevolato e ammorbidito un tema così spinoso come quello di cui è stato discusso nel corso del workshop. Christian, grazie, sei stato cortesissimo, saluta pure gli amici di VendingTV.it.
Grazie a te, grazie a tutti quanti e alla prossima intervista a questo punto. Sì, ci rivedremo naturalmente a Venditalia 2016, quella che io ormai da alcuni anni chiamo la fiera delle fiere del vending, perché è il punto di riferimento mondiale per la distribuzione automatica proprio qui in Italia, a Milano, agli inizi di maggio. Naturalmente avrete modo di avere maggiori informazioni nei prossimi mesi attraverso vendingtv.it, vendingnews.it e non dimenticatelo la Vending Newsletter, lo strumento che arriva nella casella elettronica di oltre 55.000 persone nel mondo, a cui potete iscrivervi se non lo siete già digitando www.vendingnewsletter.it, inserendo nome, cognome, città e naturalmente la vostra email per poter ricevere gratuitamente ogni settimana tutte le novità legate alla distribuzione automatica italiana. Christian, grazie. Amici, noi ancora continuiamo.